Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling for, that called police off when I was just trying to make some money to feed my daughter. Yeah. To all my people's in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. Shit, shit. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Some pepper and heavy D up in the limousine. Ragazzi e ragazzi, ciao a tutti quanti. Quello che avete appena ascoltato è Christopher Wallace, Notorious B.I.G., uno dei cantanti e nella fattispecie il rapper più famosi degli anni 90 e più famosi della storia del mondo del rap. Se fai rap e non conosci Notorious, sei una merda, non stai facendo rap. È come dire, se fai musica neomelodica, romantica, stereotipata e non conosci Claudio Villa, non sei Claudio Villa. Cioè, insomma, se tu fai il rap e non sai chi sono Notorious e Tupac, devi andartene via. Devi andartene. Questa canzone, Juicy, una delle canzoni più famose di Notorious, è del 1994. Era l'estate 2012 o 2013 quando un mio ex amico mi introdusse al rap americano anni 90 e nella fattispecie a Notorious B.I.G. E da quel momento, ragazzi, sono diventato un amante di Notorious perché aveva quel suono morbido, leggermente malinconico ma anche fresco e spensierato degli anni 90. Ascoltate Notorious B.I.G. perché oltre ad essere appunto un capo del rap, ha una musicalità che è giusto che voi conosciate, se lo meritate, se non lo meritate andate via. 2019, 10 gennaio, Italia, esce City of Lies, la città delle bugie, film che in realtà doveva uscire a settembre 2018. Questo titolo probabilmente è un gioco di parole con Los Angeles, City of Angels, la città degli angeli, la città delle bugie. Tuttavia questo film proviene da un libro scritto da Randall Sullivan, Labyrinth, ma attenzione, il titolo è fuorviante perché le prime due lettere, la, sono in maiuscolo, Labyrinth, quindi in realtà sarebbe L.A. Labyrinth. Il labirinto di Los Angeles. Molto interessante questo titolo. Ragazzi, City of Lies doveva uscire nel 2018, a settembre, è uscito a gennaio 2019, ma solo in Italia. E ora sapremo perché. Un film di Brad Furman, sceneggiatura di Christian Contreras, con Johnny Depp e Forest Whitaker, i due nomi, diciamo, più altisonanti. Anche gli altri attori sono conosciuti, però sono conosciuti principalmente, sapete, quelle comparse che magari fanno mille cose ma non diventano mai famose. Li vedi lavorare ovunque ma non sai nemmeno come si chiamano. È un film abbastanza modesto, devo dire, perché appunto come nomi portanti, come grandi nomi portanti, ha soltanto Johnny e Forrest. La pre-produzione comincia nel 2016. La storia parla di un certo Russell Poole, un investigatore, un detective, quindi un... sì, un investigatore, e che ormai diciamo tutti in inglese, che ha lavorato a un caso. Ora ne parleremo, ragazzi, ora ne parleremo, perché è un video molto particolare e voglio farlo bene. Il giornalista Forest Whitaker, sapete, no, i giornalisti in America hanno molto potere, tantissimo, anche i giornalisti privati o i giornalisti che lavorano in singolo, che vanno in giro a caccia di informazioni, va a visitare l'ormai ritirato, ormai pensionato Russell Poole, Johnny Depp, per indagare su un caso di omicidio. Ritorniamo ancora indietro nel tempo, ragazzi. Se non avete 12 anni e se masticate un minimo di rap, sapete purtroppo che il 9 marzo 1997, a mezzanotte 47, Notorious B.I.G. viene ammazzato al semaforo con 6 colpi di pistola. Anche se non tutti i 6 colpi raggiungeranno il corpo, però quei colpi
che hanno raggiunto Notorious sono stati sufficienti per ammazzarlo. All'età di 24 anni, 24. E qui ragazzi comincia i legami che veramente mi faranno uscire di testa. Allora, Christopher Wallace, nato a maggio, 21 maggio 1972. Adesso avrebbe 47 anni. Nato a New York City, nella fattispecie a Brooklyn. Considerato all'unanimità uno dei più grandi rapper di tutti i tempi. Il suo primo album, Pronto a Morire, Ready to Die, esce nel 1994 e lo rende immediatamente una figura di spicco nell'East Coast, nell'hip hop East Coast. Belle cose, ragazzi. Ready to Die, rilasciato dalla Bad Boy e Arista Records. La Bad Boy è attualmente esistente, una casa discografica fondata nel 1993 da Sean Combs, ma sicuramente voi lo conoscerete meglio come Puff Daddy. Sean John Combs, Puff Daddy, 4 novembre 1969, vivente, 49 anni. Puff Daddy è un rapper, cantante, scrittore di canzoni, attore, produttore e entrepreneur, imprenditore, buon per lui cazzo, imprenditore. Anche Sean Combs è di New York City. Il primo album di debutto di Puff Daddy è del 1997, No Way Out, nessuna via di fuga, nessuna via di scampo. Tre anni dopo il successo mondiale di Notorious B.I.G. E tuttavia il primo album di Notorious B.I.G. è rilasciato proprio dalla Bad Boy, quindi da Puff Daddy. Quindi possiamo dire praticamente che è grazie a Puff Daddy che Notorious è diventato uno dei rapper più famosi di tutti i tempi. È interessante notare, ragazzi, come il primo album di Puff Daddy, No Way Out, è uscito l'1 luglio 97. Qualche mese dopo la morte di Notorious B.I.G. A quanto pare, ragazzi, Puff Daddy lavorava come talent director per la Uptown Records e ha aiutato a sviluppare, a far conoscere gente come Jodeci e Mary Blige, gente che io non conosco, ma gli americani la conosceranno bene. Ma ci stiamo un attimo perdendo, ragazzi. Teniamo solamente queste due cose, Notorious e Puff Daddy. Mentre nel 1994 un giovane sconosciuto di 22 anni diventava improvvisamente popolarissimo, sfido chiunque negli anni 90 a non sapere chi fosse Notorious B.I.G. Dall'altra parte degli Stati Uniti, letteralmente dall'altra parte, stava già succedendo qualcosa. Siamo a Los Angeles, è il 1988. Un certo Lesan Parrish Crooks, di 17 anni, nato a New York, precisamente ad Harlem, si trasferisce a Los Angeles, 17 anni. Soltanto tre anni dopo, all'età di 20 anni, rilascia il suo primo album, Tupacalypse Now. Sì, Tupacalypse Now, divenendo una delle figure di spicco dell'hip hop della West Coast. Stiamo parlando di Tupac Shakur. Purtroppo, ragazzi, il 7 settembre 1996, cioè la data originale in cui doveva uscire City of Lies in America, dopo essersi recato a Las Vegas con un certo Suge Knight, quindi Suge Knight. E voi direte, chi è Suge Knight? Suge Knight è stato il fondatore della Death Row Records. E chi è la Death Row Records? Ma semplicemente una casa discografica che ha lanciato gente come Dr. Dre. Fate un po' voi. Ah sì, e anche un certo Snoop Dogg, non so se lo conoscete. Quindi diciamo che Suge Knight, che è ancora vivo, oltre ad essere un uomo estremamente potente negli anni 90, aveva, diciamo, le mani in pasta in tante cose, tante cose. Se non che, ragazzi, purtroppo, dopo aver visto l'incontro Bruce Seldon contro Mike Tyson a Las Vegas nel 1996, verso le 11:15 di sera, la modalità è sempre quella, ragazzi, a un semaforo, sono stati sparati una serie di colpi verso la macchina di Tupac e Suge Knight. Ovviamente c'è da precisare che la macchina
che si è posizionata al lato destro della sedan di Tupac. Quindi chiunque sia stato sapeva che guidava Suge Knight e sapeva che Tupac era passeggero. Quindi 4 colpi hanno colpito Tupac e per frammentazione qualche colpo di proiettile o forse di bossolo, non saprei ragazzi, non è specificato, ha colpito Suge Knight alla testa in maniera lieve. Così muore Tupac con un drive-by, semaforo, accostamento, sparata e così ci togliamo dalle palle Tupac Shakur il 7 settembre 1996. Credendo che sia stato o Notorious o uno o più uomini di Notorious, meno di un anno dopo, il 9 marzo 1997, nella stessa identica modalità, viene ucciso Christopher Wallace. Meno di un anno dopo. Possiamo dire, ragazzi, che seppur possa suonare una stronzata per noi, d'accordo, che abbiamo problemi di politica, di mafia, e loro si sparano per la musica, ma la musica, specialmente l'hip hop e il rap afroamericano degli anni 90, aveva un gigantesco peso nella società americana. Dopo gli eventi di Tupac, ma soprattutto dopo il cerchio chiuso di Notorious, la faida East Coast-West Coast pare placarsi. Diciamo che gli anni 90 furono i più violenti della faida ovest contro est. Adesso è soltanto un lontano ricordo. Quindi ragazzi, scusatemi se mi sono perso, finalmente possiamo parlare del film. Il film, a distanza di quasi 20 anni, parla proprio di questi omicidi. L'omicidio di Notorious Big, che chiude il cerchio della faida West East Coast. Il film appunto è diretto da un certo Brad Furman, di cui non sappiamo nulla, e ha fatto 5 film. The Take, che non so cosa sia. L'avvocato di Lincoln, 2011, con Matthew McConaughey, è impronunciabile questo nome, McConaughey, va bene, sì. Runner 2013, Infiltrator 2016 con Brian Cranston, sì, e City of Lies. Quindi ragazzi, capito, un regista con all'attivo 4 film può permettersi di fare un film. Voi dovete sapere ragazzi che gli omicidi di Tupac e di Notorious sono attualmente irrisolti. E quindi ragazzi è molto particolare, è coraggioso magari, fare un film ispirato a un libro che parla dell'omicidio di Notorious Big avvenuto a Los Angeles, nella città dove un altro rapper più influente del mondo viveva e lavorava ed era stato ucciso 6 mesi prima e dove attualmente non abbiamo nessun colpevole. Ci sono dei sospetti, ma sia l'omicidio di Tupac Shakur che di Notorious Big sono attualmente irrisolti. Dobbiamo anche mettere in conto una cosa. Vedete, non esiste solo Napoli e Palermo o Roma, giusto ragazzi? Los Angeles è nota a tutti gli americani per essere una città altamente corrotta. Basta ragazzi farvi un giro su internet o fare attenzione ai film che guardate. La maggior parte dei film criminali ambientati in America, film magari noir, film polizieschi, traffico di droga, cazzi e mazzi, sono ambientati in California e a Los Angeles. Fateci caso ragazzi, immaginatevi una Palermo gigantesca, enorme, modernizzata, quindi con le cose che funzionano bene, sicuramente meglio della situazione attuale, con la criminalità al massimo. Immaginate ragazzi, prendete proprio la città di Palermo e trasferitela negli Stati Uniti e avrete Los Angeles. Quindi gli americani descrivono Los Angeles, e io ci credo ovviamente, come un gigantesco cesso criminale. Devo dire che è un film abbastanza inusuale ragazzi, perché è un film che praticamente parla in maniera non tanto velata della corruzione del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. E non sono cose di tutti i giorni, ragazzi,
Non prendiamo alla leggera questo film. Non capita tutti i giorni di vedere un film che, mentre parla dell'omicidio di un rapper, parla anche della corruzione della polizia. Bravo Brad Furman, perché il film è... mi ricorda vagamente, ovviamente sono due generi completamente diversi, ma mi ricorda vagamente Seven. Buio, trasandatezza, sporco, criminalità, corruzione, menefreghismo, una fotografia molto, molto piatta, molto secca, blu, nero, grigio, bianco avorio, gesso, pallido, veramente curata la pellicola. È interessante, ragazzi, perché su questo film hanno lavorato dei perfetti sconosciuti. Musiche di Chris Ajan, ma direttore della fotografia Monica, quindi una donna molto inusuale già di per sé, Monica Lenzewska, un cazzo, montato da Leo Trombetta, prodotto da quattro, sono forse addirittura cinque, non ci posso credere, la quinta casa di produzione, l'unica di cui si ha un dato Wikipedia, la Infinitum Nihil, che vuol dire forse infinito niente, niente infinito, appartiene a Johnny Depp, fondata nel 2004, con sede a Los Angeles. Quindi, ragazzi, un modo simpatico di dire che questo film è stato prodotto da Johnny Depp, ma non come uomo singolo, la sua casa di produzione, distribuito dalla Global Road Entertainment. Cioè, ragazzi, questo film è stato fatto da gente sconosciuta con due attori conosciutissimi. E Johnny ci ha messo i soldi, cazzo. Ragazzi, per pura curiosità, mi sto andando a guardare la filmografia da un'altra parte di questa Monica Lenczewska, di cui non si sa nemmeno dove sia nata, ma voglio ipotizzare Europa dell'Est. Ha una filmografia lunghissima che nasce nel 2006, ma soltanto cortometraggi. Il suo primo lungometraggio è del 2014, Il coraggio per cambiare. Diciamo che questo è il suo primo grosso film, però, ragazzi, ha una filmografia che spazia praticamente oltre 10 anni. È molto interessante, ragazzi, è molto inusuale che questo film sia stato fatto da perfetti sconosciuti e sia venuto così bene, no? Non nel senso che gli sconosciuti non possono fare cose belle. È strano che un film di questa portata sia stata fatta da sconosciuti. Ragazzi, dato che il film ufficialmente non è uscito in America, è stato proiettato in anteprima al Noir Film Festival di Courmayeur in Italia e poi uscito solo in Italia. Quindi, ragazzi, di questo film non c'è nessun dato ufficiale. Infatti non sappiamo neanche quanto è costato. Il film, ragazzi, merita la vostra attenzione. Questo poliziesco drammatico che non è un biografico, perché non parla né di Russell Poole né di Christopher Wallace. Cioè, vorrei ben precisare, ragazzi, non è un film che parla della vita dell'investigatore Poole o del rapper Notorious B.I.G. È un film basato su un libro che tratta degli eventi dell'omicidio di Notorious, fine. Quindi non è un biografico, per fortuna, aggiungo io, perché il 2017 e il 2018 sono stati gli anni dei biografici. Ora ci siamo anche un po' rotti le palle. Quindi, ragazzi, io non vi dirò nulla, perché onestamente, finché stiamo parlando di un lavoro di pura fantasia, mi piace parlarne con voi della storia, della trama, bla bla bla. Ma quando si parla di un film basato su fatti realmente accaduti, preferisco non parlarne, preferisco lasciare a voi tutta la scoperta. Qual è il problema, ragazzi? Ora parliamo. Questo film doveva uscire il 7 settembre 2018, se non che ad agosto 2018, letteralmente meno di un mese prima, Johnny Depp è andato in causa con location manager, cioè colui che si occupa dei luoghi, quello che sceglie i luoghi dove si gira, il location manager. Non si sa per quale motivo, ragazzi, ci sono delle ipotesi, ma non si sa. Il location manager e Johnny Depp sono andati in causa meno di un mese prima dall'uscita del film. E io non so, ragazzi, come funzionano le leggi americane, ci sarà un motivo preciso. Un film
all'interno del quale stanno lavorando delle persone che sono in causa fra di loro, non può andare al cinema. Quindi ragazzi, finché c'è una causa in corso che riguarda due persone che hanno lavorato al film, il film non è svincolato da problemi legali e quindi non può andare al cinema. Per fortuna, a quanto pare, dato che il film è pronto e finito, evidentemente l'Italia ha acquistato la pellicola, ha acquistato i diritti e da noi è arrivato 4 giorni fa. Quindi ragazzi, vedetelo, vedete City of Lies. Non lo so, magari succede qualcosa, magari lo tolgono, lo rimuovono, distruggono la pellicola, non lo sappiamo. Ma sentitevi questa ragazzi, sentitevi questa. Attualmente non esiste una data di rilascio mondiale per City of Lies, non esiste. Tuttavia girano voci, sempre nel 2018 ragazzi, girano voci che la scusa di Depp e della causa legale sia appunto un capro espiatorio, una scusa per evitare che il film veda la luce, dato che il film metterebbe in cattivissima Dux il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Sentitevi questa ragazzi, sto traducendo. Il film potrebbe essere infatti stato soppresso dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che è implicata nel film, o da altri players, diciamo giocatori, elementi, che non vogliono che il film veda la luce. Holy! Il 29 agosto 2018 c'è stata un'altra causa della banca Leumi, non so chi sia, è una banca, avanzavano milioni non pagati. Ah certo, perché il film è stato ritirato dall'uscita, quindi forse c'era gente che avevano già prepagato per la distribuzione del film, un film che, se un film non esce, sono tutti soldi persi. Non so ragazzi se ci siamo capiti, che City of Lies costi 5 milioni o 50 milioni, un film che non vede la luce è pura perdita. L'altra volta parlavamo di che cazzo parlavamo? First Man, costo 59 milioni, guadagni 100 milioni. Seppur a livello di statistica botteghino sia un fallimento, perché non è riuscita a doppiare il proprio costo, 60-120, comunque ha guadagnato più di quanto è costato. Quindi c'è stato un pari merito, un appiattimento del prezzo. Ma questo è un film che è finito e non va in onda. Quindi questo film è tutta perdita fino ad ora. Sì, d'accordo, è stato rilasciato in Italia e forse in qualche altro paese, no? Cioè, è impossibile che siamo l'unico paese che l'abbia acquistato. Però vi rendete conto ragazzi, il primo trailer è uscito il 21 maggio 2018 per il 46esimo compleanno di Notorious B.I.G. Sarebbe dovuto uscire il 7 settembre, ma in agosto, sì, in agosto 2018, causa legale. Boom, fregato. E quindi ragazzi era questa la chicca che vi volevo dire all'inizio. Questo film non esiste, tranne che in Italia, almeno per ora. Non esiste questo film, quindi andatelo a vedere, date i soldi a Johnny Depp, a Brad Furman, a Forest Whitaker, ripagate questo film ragazzi, come ha fatto Vespertini. Vannega.